Fresco di nomina, ma non ancora insediato, Flavio Roseto prenderà presto il timone della ASL di Brindisi al posto di Giuseppe Pasqualone, che resta in carica fino al 31 dicembre 2021 e che è chiamato invece a guidare la costituenda azienda Zero. Roseto, già direttore della Sanità Service di Brindisi, è originario di Bagnolo del Salento, in provincia di Lecce, ed è alla guida della Sanità Service da aprile 2012. Nel suo curriculum vanta, tra le altre cose, anche il ruolo di direttore amministrativo responsabile di controllo di gestione della casa di cura città di Lecce. Roseto, seppur ancora non insegnato, in questi giorni inizia a prendere più confidenza con il suo nuovo incarico. Comincio a pensare a come impostare il lavoro da fare, perché comunque la sfida è ardua. Per fortuna il dottor Pasqualone ha avviato un percorso di miglioramento in maniera eccezionale in questa ASL, quindi diciamo la strada assegnata, si tratterà di proseguire nel percorso di miglioramento. Sarà dunque la continuità la parola d'ordine del nuovo direttore generale della ASL. Un altro aspetto è quello dell'assistenza territoriale. Il dottor Pasqualone ha visto lungo, in quanto indipendentemente dagli stimoli che oggi ci vengono dal PNRR aveva già pensato a costituire e a ristrutturare tutta una serie di strutture territoriali. Adesso diciamo dobbiamo completare l'opera, avendo la fortuna di avere una guida importante che è proprio il piano di ripresa, nazionale di ripresa. Lei viene da una esperienza importante, quella di amministratore della Sanità Service, quindi non è estraneo alla realtà brindisina e quindi ha già in mente benissimo quali possono essere le problematiche da affrontare. Inizialmente bisogna analizzare tutto, devo prendere coscienza di tutto, dopodiché stimolato ovviamente da tutti gli stakeholders, insieme con loro stabiliremo le priorità.